La panoramica del buffet, anche se sono 6-7 metri, tutto in uno scatto. Ma perché tutto in uno scatto? Cosa si capisce quando abbiamo una foto che ritrae l'intero buffet? Ve lo dico io, si vedono un pavimento, dei mobili, una parete e sopra il mobile tutta una serie di cose di color marroncino e con poche varianti e non si capisce dove inizia un cibo, dove finisce l'altro e sicuramente non si capisce cosa c'è sul buffet. Bentornati a Sedute Comode, parliamo di foto e video che vi piace tanto, anche perché è periodo di realizzazione di servizi fotografici e video in modo abbastanza continuativo e frequente, quindi ci sono delle cose che è opportuno che voi sappiate prima che il team foto o video venga in albergo da voi. Un altro scatto che chiedete spesso durante i servizi fotografici è la panoramica del buffet, anche se sono 6-7 metri. Tutto in uno scatto. Ma perché tutto in uno scatto? Cosa si capisce quando abbiamo una foto che ritrae l'intero buffet? Ve lo dico io, si vedono un pavimento, dei mobili, una parete e sopra il mobile tutta una serie di cose di color marroncino e con poche varianti. E non si capisce dove inizia un cibo, dove finisce l'altro e sicuramente non si capisce cosa c'è sul buffet. Quindi far vedere tutta questa abbondanza, che poi non si vede neanche, non anticipa il desiderio di fruizione. Per quello che un bel buffet viene meglio se fotografato per settori, il settore della frutta e degli yogurt, la zona del pane, la zona delle torte fatte in casa, insomma, le foto vanno. Lo scatto va un po' ravvicinato, specie quando si tratta di cibo, perché il cibo si deve vedere in modo nitido, altrimenti come fa quella foto a farmi venire l'acquolina in bocca se io non capisco neanche se è una brioche o un pezzo di pane? Quindi il buffet anche ci vedrete spesso stare vicini con la macchina fotografica piuttosto che lontani. Fidatevi, la foto che converte quando si tratta di cibo va vicino al cibo. Un'altra panoramica che chiedete spesso e volentieri è quella della sala, anche se sta passando di moda anche tra gli albergatori. Perché? Perché abbiamo capito tutti che nessuno vuole più vedere una stanza enorme piena di tavoli e di sedie. Di solito per ogni tavolo ci sono almeno quattro sedie. Una piazza d'armi di tavoli e di sedie non ci fa venire nessuna voglia di andare a mangiare lì. Mentre un angolo della sala, il più bello, il meglio illuminato dalla luce naturale, bello curato, coi tavoli belli distanziati proprio a scopo ottico, no? Nella foto si deve vedere che c'è dello spazio tra un tavolo e l'altro, quindi spesso ci vedrete spostare i tavoli nelle sale. Un dettaglio della vostra sala, curato al massimo e nella luce giusta, quello sì che mi fa venire voglia di venire a mangiare da voi. E questo è il motivo per cui spesso facciamo le foto nelle sale e ristoranti in questo modo. Quindi più dettagli. Nessuno in vacanza vuole sentirsi un pollo frattanti nel pollaio. Tutti, a tutti i livelli di vacanza, hanno diciamo, il desiderio quantomeno di un minimo di esclusività, di un minimo di, no, di cura, di privacy anche. Ecco, e questo. Questa sensazione non gliela conferiamo di certo con una sala, no? La panoramica della sala con mille tavoli. C'è una sola distinzione da fare. Se per caso organizzate abitualmente banchetti, matrimoni e grandi eventi, ecco, quello è l'unico caso in cui veramente la panoramica della sala vi può servire. Ma è un caso particolare. Un altro tipo di panoramica che sta andando sempre di più è la panoramica col drone. Voglio vedere tutto il palazzo e tutto quello che c'è intorno. Va bene. Bello, in alcuni casi è funzionale. È funzionale se siete in riva al mare o in riva al lago o in un bellissimo posto tutto verde in mezzo a giardini, pinete, parchi, eccetera.
in quel caso molto funzionale. Oppure se siete vicinissimi a un punto di interesse particolare, le piste da sci, oppure la piazza centrale della vostra città o del vostro paese, allora sì. Ma in tutti i casi diversi, e cioè siete in mezzo tra altri alberghi come il vostro, attorno a voi ci sono tanti palazzi, cemento, bidoni della spazzatura, parcheggi, gru, cantieri, c'è di tutto. Quando saliamo col drone, vediamo il retro della cucina, la lavanderia, i lenzuoli stesi, gli asciugamani, la cameriera che fuma di fuori. Vediamo tutto, non solo del vostro albergo, anche di quelli di fianco. Quindi sono foto che, diciamo, non aiutano nella vendita, dopo vanno tagliate in un certo modo. Tenete anche presente che di solito sui tetti abbiamo poca rifinitura, spesso ci sono le macchine dell'aria condizionata, ci sono parabole, insomma, tutte cose poco belle da vedere. Quindi la panoramica col drone sì, può essere molto utile, ma dipende da dove vi trovate e da come siete dall'alto. Quindi ci sono dei casi in cui la consigliamo e dei casi in cui non la consigliamo. Anche qui vi direi fidatevi. E con le panoramiche per ora abbiamo chiuso, ma abbiamo ancora tanto da parlare di scatti fotografici e di video. Alla prossima puntata. Ciao!